prima uscita pubblica e fuori regione del gruppo di protezione civile di Vallo della Lucania ha visto una interessante esperienza qui a Potenza nel trentennale del terremoto in Campania e Basilicata. Il nostro gruppo, anche se è stato formato da poche settimane, ha già intrapreso iniziative. Colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale di Vallo della Lucania per aver avuto la lungimiranza di creare questo gruppo in tempi di pace, come si suol dire, perché è una iniziativa lodevole che può portare a notevoli vantaggi. Proprio in occasione del trentesimo anniversario del terremoto, c'è da dire che quando successe questo grosso e catastrofico evento, la protezione civile in Italia non era per niente attiva, infatti il soccorso dalle popolazioni con notevole ritardo è arrivato soltanto dalle istituzioni, quale esercito, forze dell'ordine e quant'altro, perché non esisteva la protezione civile la protezione civile nazionale. Adesso che esiste è bene organizzarsi in tempo di pace. Abbiamo nell'inizio della nostra attività effettuato degli incontri informativi con due scuole medie di Vallo della Lucania come inizio di un percorso che ci vede impegnati su più fronti. Infatti una delle intenzioni fra i nostri progetti, accanto a un progetto cardine che è quello di formare e addestrare parte della popolazione in caso di emergenza, ci sono anche dei progetti collaterali, quali per esempio la creazione di un'unità specializzata nelle trasmissioni radio, un'unità cinofila per il recupero di persone sia in montagna che nelle zone costiere, per valorizzare e soprattutto per rendere più sicure le caratteristiche della nostra città e del nostro territorio. Come giovane associazione naturalmente abbiamo bisogno di forze, quindi chi volesse associarsi può rivolgersi alla sede del comune, alla nostra sede c'è anche un sito che ci ospita per quanto riguarda, che sia www.cilentolucano.it, oltre al sito del gruppo a cui siamo affiliati, che è il gruppo di protezione civile Gruppo Lucano, facilmente riferibile all'indirizzo internet. Lì troverete tutti i nostri recapiti, quindi ci sono varie attività in cantiere e penso che abbiamo bisogno di voi.